Diciamo che siamo già da un anno all'interno dei reparti Covid, grazie alla collaborazione che la dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione, Antonella Lorenzoni, ha instaurato con i direttori delle malattie infettive e della broncopneumologia, dottor Tacconi e dottor Raffaele Scala. In un anno più di 500 pazienti di cui vi siete presi cura, in che modo? Sì, allora noi praticamente nel momento in cui ci hanno attivato abbiamo subito visto che la situazione era molto complessa, perché purtroppo questa patologia è una patologia multiorgano, quindi colpisce non soltanto l'apparato respiratorio ma anche quello muscolo-scheletrico e anche quello neurologico. E quindi noi da subito ci siamo attivati per fare una riattivazione funzionale di questi pazienti, con l'obiettivo in particolare quello di disallettarli dalla condizione in cui sono e cercare di recuperare, superata la fase acuta, la stazione eretta, la deambulazione e poi un recupero anche della respirazione, che è chiaramente l'organo che è maggiormente colpito da questa patologia. Purtroppo si deve fare conti anche contro la paura quando si parla di Covid. Infatti, l'altro aspetto molto importante è stato anche raggiungere un grado di collaborazione molto alta con questi pazienti, chiaramente reso difficoltoso dai dispositivi di protezione individuale che dobbiamo indossare, quindi in particolare la tuta e anche la visiera, la mascherina non ci permettono un contatto facilitante, diciamo così, per cui far passare questo senso di paura, paura di non potercela fare, paura di morire, ecco, è stato l'elemento fondamentale. Quindi attraverso il contatto fisico, diciamo così, protetto da questi dispositivi, abbiamo cercato di trasmettere calore, sicurezza e in qualche modo sostituirci anche al calore affettivo che i cari in questi casi sarebbero stati in grado di dare, ma impossibilitati dall'isolamento del reparto. Dunque è complesso anche il percorso post-Covid, voi siete comunque sempre presenti. Sì, ecco, noi da quando è venuta l'emergenza Covid chiaramente ci siamo subito dati da fare per impostare dei progetti per la presa in carico di questi pazienti. La presa in carico è, come abbiamo detto, nei reparti per acuti, broncopneumologia e malattie infettive e anche terapia intensiva, ma oltre a questo poi i pazienti vengono dimessi in cure intermedie e anche lì c'è un'unità nelle cure intermedie della Fratta, dell'ospedale, del presidio ospedaliero della Fratta e di Foiano, in cui ci sono i fisioterapisti di un'altra unità operativa che è quella della Valdichiana, invece qua c'è l'unità operativa di riabilitazione funzionale di Arezzo. E poi nel momento in cui il paziente va al domicilio e quindi si trova in una condizione ancora di positività, da poche settimane è partito anche il progetto USCAR, in cui i fisioterapisti vanno a domicilio, e questo progetto è partito nell'area provinciale di Siena e proprio da domani sarà attivo anche nella nostra area provinciale, in particolare qui ad Arezzo.